un comitato di guida per il trasporto pubblico locale. È l'idea lanciata dal presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, per gestire la fase 2 e la riattivazione delle tante attività sospese per il lockdown. Lo sguardo è ovviamente rivolto al 4 maggio e i trasporti recitano un ruolo cruciale per evitare che si riaccendano focolai di contagio del virus. Basti pensare agli assembramenti che si possono creare in autobus o in un treno. Nel garantire gli spostamenti ai pendolari, la missione sarà quella di rispettare la regola del distanziamento sociale, misura che si è rivelata fondamentale per rallentare la corsa del virus. Sulla stessa lunghezza d'onda del presidente di TUA e il sottosegretario della giunta regionale con delega ai trasporti, Umberto D'Annuntis. Dobbiamo essere pronti ad affrontare la riapertura di queste aziende. Qui ci vuole un tavolo, come diceva il presidente Giuliani, a cui partecipino la regione, le aziende di trasporto, le associazioni dei lavoratori e l'associazione delle imprese, perché è chiaro che bisogna ripensare un modo di fare impresa. Sarà molto molto difficile poter mantenere i turni così come erano, perché vuol dire che c'è bisogno di 4-5 volte il numero dei bus, dei pullman necessari per poter trasportare i lavoratori. Questo non solo non è possibile, ma praticamente farà in modo che tutti quanti andranno in difficoltà. Quindi bisogna ragionare e capire che bisogna diversificare i turni e fare in modo che viaggino meno persone contemporaneamente. Su questo si sta lavorando già dalla prossima settimana insieme agli assessori alle attività produttive e al lavoro, quindi a Mauro Febbe e Piero Fioretti. Faremo degli incontri con tutte le associazioni e con gli imprenditori per vedere come organizzarci. Ripeto, è un problema che si sta portando anche a livello nazionale, perché il problema è nazionale, non è solo abruzzese. E poi prepararci per la riapertura delle scuole, che sicuramente sarà un altro banco di prova per il sistema del trasporto pubblico locale abruzzese, non solo. L'aeroporto d'Abruzzo ha sospeso le sue attività e garantisce solo emergenze. Sulla ripresa graduale, dal 4 maggio, il sottosegretario frena. È chiaro che molto dipenderà dalle decisioni che prenderà il governo. Voi tutti sapete che la regione, quindi le regioni e quindi la regione Abruzzo possono, diciamo, emettere ordinanze solamente restrittive e quindi devono attenersi alle linee che il governo dà. Si sta lavorando su questa cosa. È chiaro che è il nostro interesse cercare di ripartire al più presto dappertutto, però sempre tenendo conto soprattutto della salute di chi utilizza i servizi e di chi lavora all'interno di questi servizi.